Pranam, my name is Rossella. Rossella Mane Rose Gulab. I am Italian and I was born in Italy, but I spend most of my time in India. My name is Roshni, and I've been here now for the last 23 years in Italy, a little more than 23 years, because my husband is from Rome, so I came here because of that. We met in India, and it took me more than 3 years to decide to come, but finally, I decided to come. We got married and I came. So that was why I came, yeah? Okay, so stand straight, your legs together, come forward. And I've been teaching yoga here for about 17 and a half or 18 years now. Oh, io mi chiamo Reshma e sono qua in Italia da 23 anni. Sono arrivata qua in Italia che avevo 10 mesi. Sono stata adottata da una famiglia di italiani che vivono a Verona. Appena finito di studiare architettura, gli interni. E ora volevo occuparmi di una specializzazione in architettura sostenibile all'estero. I feel that at home here in Italy and also in India. So this means that I have found a great love and very much welcome from all the people and all the masters and artists. This is very good experience for me. A very, very important factor is the fact that I've always been doing yoga. And that has kept me in contact with the most important part of India. I never feel separate from India. I never feel far away, only physically far away. But keeping it has helped me because I'm very much in contact with I think the most essential part of India. Senti delle differenze tra la cultura indiana e la cultura italiana? Beh, dopo sì, cioè dopo essere stata in India, sì, ho visto un po' di cose che sono, cioè, certamente diverse. Anche solo per il fatto che comunque io non lo so, ho avuto questa impressione che le donne, anche solo il fatto che non si possono mettere una cosa che sia più corta di così. Oppure, cioè, mi guardavano in maniera strana in realtà, perché comunque io non è che ci andavo in braghe corte, in canottiera, quindi ero comunque vista diversamente. Però ho avuto solo un'impressione superficiale, purtroppo, di. A young person in India today, in the cities I'm talking about, is quite similar to a young person here, you know, but with one little difference, which I don't say is 100% like that, but there is a definite difference, is that through the families, still the philosophical aspect does come through. There is still a devotional aspect that comes through the family, which a younger person gets in the family, which they don't get over here. Otherwise, everything is quite similar. They're dressed alike, they're listening to the same music, going out in the same way, it's all quite the same. Che alla fine ormai dobbiamo parlare di altri tipi di famiglie per quanto mi riguarda, e uomo o donna che sia, o uomo, donna, uomo, donna, non dovrebbe più avere nessun tipo di differenza. Anche perché io sono stata allevata, tra virgolette, parimente da mio padre e da mia madre. Cioè, stavano a casa tutti e due, cucinavano tutti e due, cioè non. E io mi sento molto diversa, per esempio, da mia madre. E così anche in India, le nuove generazioni innanzitutto hanno un'alfabetizzazione diversa, sono più emancipate in tutti i sensi e quindi, ad esempio, sempre di più si fanno i matrimoni, i love marriage, quelli che loro chiamano matrimoni e unioni di amore, però c'è sempre una certa, un modo così di osservare la tradizione e quindi di avere un
un ruolo ben determinato, ecco, il ruolo è più chiaro dell'uomo, quello che deve fare, e della donna, quello che deve fare. Being a woman would be being Shakti, you know, a lot of strength, and keeping the woman's nature, sweetness, taking care, loving, nurturing, but also very strong, keeping the family together, and the woman's energy keeps the society together. Nella donna indiana c'è un misto tra la vanità e la timidezza, no? In Occidente spesso la vanità sia anche più messa in evidenza in un modo più, direi, aggressivo, adesso non mi viene la parola, però in modo un po' più esteriore forse anche. Superficiale. Sì, però non proprio, non vorrei essere, no, dispregiativa, cioè è proprio un fatto culturale diverso, è un modo diverso di essere vanitosi, cioè è inteso in modo diverso. Ovviamente, cioè, stiamo parlando di un'altra cultura e di un altro tipo di tra virgolette sviluppo di questa cultura, quindi lascerei a loro la cosa di dire questa cosa è sbagliata o questa cosa va bene così. Se non è una cosa accettata in primis da loro, io appoggio questa cosa, appoggio che si cambi, appoggio che anche loro si mostrino, se loro vogliono mostrarsi. Non posso dire no, cioè, ovviamente per me è inconcepibile perché non l'ho vissuta. It's very important now in India, especially now in the higher society areas, in the cities and everything. People are doing yoga, women are strong, they're educated, they're working, earning, they're independent. But in the village areas, where the women's position is not good in India, the only way the women's position can come up, because there are so many women and you can't immediately raise it all up by giving everybody jobs, making equal instructions, you can't do it. The only way you can really change is going into the nature of the women. And in India, it's so easy because it's there, the tradition is still living, bhakti is still living. Quello che farebbe bene alle donne indiane è avere una consapevolezza maggiore, una certa fiducia più in se stesse, di modo da proprio da affrontare anche dei discorsi a volte con l'uomo. Molto spesso si fa, cioè c'è una netta di differenza tra il mondo delle donne, proprio anche nell'ambito di una casa, e quello degli uomini, quindi c'è proprio a volte anche delle stanze separate. E una complicità maggiore, una condivisione, quella a cui noi siamo abituati, certamente farebbe bene alle donne indiane, mentre in Occidente credo che una maggiore amorevolezza, pazienza, non so come chiamarla, no? Un certo modo di così anche di ascoltare e di essere ricettive potrebbe aiutare a non far esplodere no, le relazioni come spesso avviene. But the problem in the West is that women are fighting to be like men. That is not feminism, that is not Shakti. Women should fight to be a woman, and a really nice strong woman. You know, not the strength in the woman is different from the strength in the man. So the woman should not try to become a man. She should fight to keep her nature, to love, to be sweet and very strong, and to nurture and to take care and to keep an equilibrium in the general energy in the earth.
I feel that before me bahut gussa karti thi aur roz lekin dheere dheere samay ke sath hamari jyada samajhdari ho rahi hai to main sochti hu ke ke jo bhi aata hai to isliye aata hai kyunki main mere paas himmat hai aur understanding hai jo main fight kar sakti hu face kar sakti hu I can face and also in India they say that if you have some problem always you have because you can face you can cross no or overcome. Io personalmente, per quanto ho vissuto io, non ho mai avuto, cioè per fortuna, non sono mai incappata in situazioni in cui l'essere femmina mi abbia svantaggiato rispetto a, ad un uomo. Anziché. Però troppe se ne sentono, già lo sappiamo, al di là delle cose allucinanti che fanno quando assumono una donna, cioè ad esempio vedere se effettivamente è incinta, fargli firmare clausole per cui se un giorno rimarrà incinta verrà licenziata, cioè sono cose chiaramente fuori dal normale per quanto mi riguarda, quindi women don't use their bodies at all in India. It's, you know, they're also covered up all the time, always so ashamed of themselves, and that is absolutely wrong because that is the first step. You should feel strong and you should feel you know how to use your body, and then your energies will flow and then your mind will be strong. And they're always made to feel weak. So all these things will change. Women will get physical and mental strength back. So that is a big appeal even to organizations like yours, like SEVA, which has a very wide branching now. It's going everywhere. Take it to the women. As a women's organization, you can change the woman fundamentally, deep inside. You know, not just as a wife and to put the head down and this kind of moralism which is there. Teach the woman her to pull out her real shakti. And you can do it. You have an organization which is already going on. You have, your structure is already there. So let it be freely available to the local women. Chodo, chodo, Bihar. Credo che ci sia molto per cui lottare da quello che ho visto. E quindi niente, spero che lottiate. Bye. And I want to give a message always to be a kind of network with all band, all sisters, because this is our power. To be a woman is our proud also. Talk to the women. You must bring the women's spiritual level up. The world will change when women change. Dedicated to all spiritual activists, true seekers and peaceful warriors worldwide. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Be the change that you want to see in the world, just like Gandhi. Be the change that you want to see in the world, just like Gandhi. Be the change that you want to see in the world, just like Gandhi.